Io sono Nino 40 e sono dell'associazione SOS Rosarno. SOS Rosarno nasce come un progetto, una campagna, ma soprattutto nasce come un progetto politico, nel senso che i componenti dell'associazione hanno pensato quali erano le azioni che potevano intraprendere per alleviare il degrado che si vive in questa zona e non solo in questa zona dopo la rivolta, con la rivolta, eccetera. E non solo per questo, ma come sappiamo tutti, questa è una zona dove è facilmente innescabile la guerra tra poveri. Quindi abbiamo pensato che cosa potevamo fare per porre qualche argine e abbiamo pensato di unire i deboli con i deboli, alcuni piccoli produttori di agrumi o di olio extravergine di oliva o di formaggi e i lavoratori che in questo caso significa lavoratori migranti. Ci siamo costituiti in associazione tutti insieme, sia migranti, lavoratori che autoctoni e piccoli produttori, e abbiamo dato vita a questo progetto, a questa associazione che si chiama appunto SOS Rosarno. I nostri contatti principali sono stati i gruppi di acquisto solidale di tutta Italia, perché abbiamo stabilito questo rapporto diretto, produttore-consumatore. Come sapete, il degrado che c'è in questa, zona, e non solo in questa zona, ma in tutte le zone dove c'è concentrazione, alta concentrazione di manodopera, è dovuto essenzialmente a un fattore che è determinante, che è l'imposizione dei prezzi da parte della grande distribuzione organizzata, dei grandi potentati economici, che impongono dei prezzi per gli agrumi, in questo caso qui nella piana di Gioia Tauro, assolutamente risibili. Si parla al massimo di 8 centesimi al chilogrammo. Noi con questa piccola realtà invece ci rivolgiamo direttamente ai consumatori che sono appunto i gruppi di acquisto solidale, le botteghe solidali e stabiliamo un prezzo equo. E oltre che essere equo questo prezzo, l'abbiamo stabilito anche trasparente, nel senso che abbiamo scomposto il prezzo per tutte le sue funzioni, quella della raccolta, per esempio, quella dell'imballaggio, della lavorazione, della spedizione, e poi abbiamo messo una quota di solidarietà e una quota di promozione, una piccola quota di promozione, una quota di solidarietà che ogni anno destiniamo a varie realtà che politicamente ci sembrano affini. L'abbiamo fatto inizialmente, per esempio, sostenendo la lotta dei NOTAV in Val di Susa, mandando una tonnellata di arance che loro hanno provveduto a vendere, a pagare qualche spesa. L'abbiamo fatto con il municipio dei beni comuni di Pisa. E l'anno scorso l'abbiamo fatto e lo rifaremo quest'anno, il 21 a Roma, il 21 febbraio a Roma, l'abbiamo fatto con il Kurdistan, con il Rojava. L'anno scorso abbiamo mandato 5 tonnellate di arance in 5 diverse città d'Italia. I nostri amici dei gruppi di acquisto solidale delle botteghe hanno provveduto a vendere questo prodotto. E la somma ricavata è andata direttamente alla città di Kobani. Noi diciamo sempre che non risolviamo la situazione assumendo con una paga giusta, con una paga sindacale, dei lavoratori e lavorando insieme.
Noi diciamo che vogliamo essere un esempio e speriamo che questo esempio possa essere imitato da più persone, perché il problema è quello di cambiare una mentalità, di cambiare un modo, una visione politica che è assolutamente inadeguata perché è basata sullo sfruttamento e quindi non può andare.